Buongiorno a tutti, sono lo scienziato Matteo Piafrini e oggi vi risponderò alcune domande esistenziali. Per esempio, il verde. Il verde poteva chiamarsi Adam? No, un uomo si è svegliato la mattina e ha detto: voglio chiamarlo verde. È chiaro. Vi sarete chiesti il come mai i piccioni continuano a fare avanti e indietro con la testa? Beh, abbiamo preso un campione, un piccione del Duomo di Milano che ruba gli aperitivi, o quello che ne rimane, e abbiamo fatto una radiografia. Abbiamo visto che nella testa avevano due auricolari che stavano ascoltando la sigla del Gabibbo di Paperissima Sprint per più o meno l'intera giornata. Non si fermano mai e quindi continuano ad andare a ritmo con la testa. Parlare poi della carbonara. Sì, un uomo, diciamo consigliato romano, mi è venuto in mente, oltre a avere la pasta, formaggio e uova, perché non creiamo una pietanza che a tutto il popolo possa piacere? E è uscita la carbonara, ha detto, prendiamo un po' di uova, un po' di pecorino, sale, pepe, pasta, e perfetta. Vabbè, ovviamente anche guanciale, me ne stavo dimenticando. E quindi, ma domande esistenziali, signori, ne potremmo fare una marea. Per esempio, anche le materie prime, il legno, prende fuoco ed è una materia prima. Io prendo fuoco, sono una materia prima. Per finire la puntata di oggi direi l'ultimo argomento, l'acqua. Dio poteva scegliere l'acqua o il prosecco. Ha scelto l'acqua, la cosa diciamo più importante per gli esseri umani, quindi Alcolisti Anonimi, mi dispiace dirlo, ma l'acqua è molto più importante del prosecco. Sto scherzando. Gli spettatori, vi ricordo che il prossimo venerdì alle ore 20:20 uscirà il prossimo video e parleremo di un altro argomento, come ha fatto Salvini a non vincere le elezioni. Ricordatevi, alle ore 20:20 e il video, o meglio dire la trasmissione, il documentario, finirà alle 20:24. Buona giornata a tutti voi, linea con lo studio.